No, no, dov'era? Cacchio, non l'ho visto! Quante volte ci capita, ragazzi? In questo video parliamo proprio di come funzionano gli autovelox. Partiamo subito dicendo che servono ovviamente a garantire la nostra sicurezza e quella degli altri automobilisti sulle strade che percorriamo ogni giorno. In realtà la parola autovelox è un marchio commerciale registrato appartenente all'azienda fiorentina Sodi Scientifica, ma ormai diciamo che questa parola è entrata a far parte della lingua italiana, riferendosi a praticamente a tutti i dispositivi che sono capaci di misurare la velocità di un veicolo, mentre in realtà in altri paesi viene semplicemente chiamato radar. Ragazzi, nell'ultimo mese il 45% di chi guarda i nostri video su YouTube non è iscritto al canale. Potremmo praticamente essere 2 milioni. Mi raccomando, iscrivetevi, a voi non cambia niente, ma a noi sì. Grazie mille e torniamo agli autovelox. Gli autovelox ne esistono di diversi tipi e diciamo che si classificano in base al loro funzionamento. Ci sono quelli che rilevano la velocità istantanea e ci sono quelli che rilevano la velocità media in uno specifico tratto, praticamente i tutor. Vediamo come funzionano gli autovelox. Quelli più comuni sono gli autovelox a fotocellula laser, che possono essere sia fissi che mobili. Questi apparati hanno due laser posizionati in maniera parallela tra di loro. Il dispositivo si attiva quando la parte anteriore di un'auto attraversa il primo fascio laser. In questo preciso istante parte un cronometro che si blocca non appena l'auto attraversa il secondo fascio laser. I dati registrati vengono subito inviati a un computer, che ovviamente conosce già la distanza tra i due fasci laser, e calcola la velocità dell'auto in modo semplicissimo, cioè applicando la formula spazio fratto tempo. Se la velocità registrata è superiore al valore impostato dagli operatori di polizia, il dispositivo, che è dotato di una fotocamera e di un flash per gli scatti notturni, il flash può essere anche a infrarossi, cioè la luce non è visibile a noi, ma alla fotocamera sì, magari questo sarà un prossimo video, a questo punto scatta una foto del veicolo con la targa ben in vista. Pensate che il primissimo dispositivo a registrare la velocità di un veicolo fu inventato in Germania alla fine degli anni 50. Questo sistema però funzionava a onde elettromagnetiche ed era piuttosto complesso, mentre l'autovelox, come lo conosciamo oggi, è stato brevettato dall'ingegnere fiorentino Fiorello Sodi negli anni 70. Questo sistema meno complesso era basato su sensori di pressione posti a una certa distanza tra di loro e riusciva a calcolare all'istante, con un calcolo molto semplice, la velocità di un mezzo. Un'evoluzione dell'autovelox è il telelaser, molto più sofisticato, infatti ha una videocamera ad alta definizione che è in grado di registrare le immagini dell'automobilista alla guida ed è in grado di rilevare anche altre violazioni delle norme del codice della strada. Esempio, non utilizzare la cintura oppure parlare al cellulare. Il telelaser è gestito da un operatore che lo tiene puntato verso il veicolo. Il dispositivo, per funzionare, invia contro l'auto un fascio laser ad alta frequenza, mentre un sensore ottico posto sotto la apparecchio intercetta il segnale di ritorno generato dal riflesso sulla carrozzeria dell'auto. Questa tecnologia praticamente sfrutta l'effetto Doppler. Oh, Andrea, mamma mia, che cos'è questo effetto Doppler? Semplice, vi faccio un esempio a pane e peperoni. L'effetto Doppler è quello praticamente del suono di un'ambulanza, ok, per farvi capire. Il suono, man mano che si allontana o che si avvicina rispetto a noi, ecco, che cosa succede? Che quando un oggetto in movimento, l'ambulanza, che emette un suono, la sirena, la sua frequenza risulta al nostro orecchio più alta durante il suo avvicinamento. Il suono infatti è più acuto. Quando invece si allontana, percepiamo una frequenza più bassa e quindi il suono è più grave. Questo è l'effetto Doppler. Quindi il telelaser registra semplicemente la variazione di frequenza, non di un suono, ma bensì di un'onda elettromagnetica, in questo caso la luce. Quindi il raggio laser che colpisce il veicolo ritorna indietro con una frequenza diversa da quella di partenza e, siccome l'effetto Doppler dipende dalla velocità della sorgente, in questo caso l'auto, il dispositivo riesce a calcolare la sua velocità istantanea. Vabbè, è un po' complicato, non possiamo fregarli, questo è il succo di tutto. Questo sistema viene anche sfruttato dagli autovelox che usano le onde elettromagnetiche per calcolare la velocità e il suo funzionamento è molto simile a quello dei radar.
quello per gli aerei o per le navi, insomma. A proposito di radar, abbiamo fatto un video ad hoc su come funzionano i radar. Se ve lo siete perso, ve lo mettiamo in descrizione e nei commenti. Aspetto che interessa a tutti: la tolleranza degli autovelox. L'ordinamento italiano prevede una soglia di tolleranza per gli autovelox, perché questi strumenti sono soggetti a una certa percentuale di errore, che può essere sia strumentale che dovuta ad errori umani. Infatti il nostro codice della strada stabilisce per tutti questi tipi di dispositivi una tolleranza in percentuale. In Italia infatti viene applicato uno sconto del 5% sul valore complessivo di 100 km orari, cioè 5 km orari. Quindi se la tolleranza di un autovelox con limite di 50 km orari è di 5, tecnicamente, ma non dobbiamo farlo, su quella strada si può circolare a 55 km orari senza incappare in sanzioni. Ora ci troviamo, spieghiamo anche la differenza tra autovelox e tutor. Come abbiamo detto all'inizio del video, ci sono dei dispositivi che rilevano la velocità media in uno specifico tratto e quindi non la velocità istantanea come gli autovelox. Questi sono i cosiddetti safety tutor, che sono installati per lo più sulla nostra rete autostradale. Questo dispositivo è stato sviluppato e brevettato da Autostrade per l'Italia e gestito dalla Polizia Stradale. E che cosa fa? Misura appunto la velocità media di percorrenza di una determinata distanza, che in Italia può andare dai 15 ai 20 km ed è delimitata tra due portali. Quando un veicolo transita per il primo portale, dei sensori annegati nell'asfalto registrano la categoria del mezzo, se è una moto, un'auto, un camion, e attiva una videocamera che scatta una foto registrando data e orario di transito e ovviamente la targa. Il veicolo continua la sua corsa fino al portale successivo, dove viene nuovamente registrata la targa, orario e data di transito. Con questi dati un elaboratore centrale calcola la velocità media del veicolo. Se questo ha superato il limite, scatta subito la multa, mentre se la velocità rientra nei limiti i dati vengono cancellati immediatamente. Carissimi, sappiate che la grande diffusione di questi dispositivi e l'entità delle sanzioni riescono a prevenire molti incidenti stradali. Nel nostro paese sono stati installati la bellezza di 10.794 dispositivi di misurazione della velocità tra autovelox, tutor e quelli semaforici. In Europa nessuno ne ha di più, siamo numeri uno in questo. Detto ciò, ora che sappiamo come funzionano questi dispositivi, sappiate che non c'è alcun modo per evitarli e soprattutto quando siamo alla guida facciamolo sempre con prudenza e non distraiamoci, soprattutto con i telefoni. Carissimi, grazie mille per averci seguito fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!